L'edilizia residenziale pubblica deve tornare centrale e dignitosa. Le ATAR possono essere protagonista di una grande stagione opera di rigenerazione urbana, sociale ed ecologica delle periferie e dei centri storici, ma servono semplificazione e certezza normativa. La ATAR dell'Aquila già lo sta facendo con diversi progetti pilota sul territorio. Un messaggio forte questo lanciato nel corso del convegno nazionale La ricostruzione post-sisma nell'edilizia residenziale pubblica, promosso da ATAR L'Aquila, che si è tenuto nella sala Ipogea del Consiglio regionale. Tanti i temi sul piatto, politiche abitative ed edilizie, il superbonus 110%, le lungaggini che frenano gli appalti, il rincaro dei materiali e i costi dell'energia, la necessità di approvare una legge quadro della ricostruzione post-sisma. L'Aquila è un modello, con l'ATAR impegnata in provincia a gestire 4.674 alloggi. La sfida è quella di un nuovo abitare, di case di edilizia residenziale pubblica non più ghetti, ma parte integrante di una riqualificazione della città o di un quartiere. L'emergenza dell'Aquila è stata portata all'attenzione dell'Italia intera grazie all'intervento di Federcasa, che è la federazione delle case popolari di tutta Italia. Oggi sono rappresentate tutte le ATAR d'Italia che sono venute a vedere il fenomeno L'Aquila, quello che è successo, quello che è stato fatto e quello che si può fare di meglio. È inutile negarsi che la sinergia tra i contributi statali per la ricostruzione e il superbonus sono il volano per far ripartire l'economia e soprattutto l'azienda territoriale dell'Aquila, la quale ha una premura e un obiettivo principale che è quello di riqualificare i quartieri, ma soprattutto riqualificare le città. Il paradosso che vogliamo sviluppare è che le case popolari possono riqualificare un intero centro abitato e un'intera città. Ecco, a livello normativo, che cosa chiedete però? Perché c'è qualcosa che chiedete? Abbiamo portato all'attenzione del tavolo di Federcasa, e andrà presto presso la Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate e presso il Ministero delle Infrastrutture, il problema dell'affastellarsi di normative che rendono oggettivamente incerti i limiti temporali, per esempio del superbonus, le modalità di gestione di problemi particolari come l'IVA e la sua detraibilità o indetraibilità e quindi i costi ulteriori per gli enti, e sono problematiche che stanno bloccando letteralmente la ricostruzione, insieme all'aumento dei prezzi che c'è stato delle materie prime, per cui taluni appalti oggi sono sospesi in attesa di trovare fondi ulteriori per la ristrutturazione. Serena Parlante, l'ATAR dell'Aquila, un nuovo corso, un nuovo modo di ripensare anche l'edilizia residenziale pubblica. Tanto è stato fatto, tanto si farà, si abbandona un po' il vecchio concetto di case popolari. Sì, assolutamente sì. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati con l'intero CDA da appena ci siamo insediati. E la rivoluzione è questa: ripensare i quartieri popolari non come residenzialità di serie B, ma ridando dignità, quindi sviluppando appieno il concetto di housing sociale, luoghi di ritrovo, luoghi anche in cui ritrovarsi per sviluppare anche nuove opportunità, quindi non solo luoghi residenziali. E per questo abbiamo progettato, programmato e progettato, anche grazie all'aver intercettato fondi importanti come quelli del Superbonus e del PNRR, alcuni quartieri come il quartiere di Preturo, ma soprattutto, ad esempio, abbiamo puntato tantissimo nella riqualificazione del quartiere di Monticchio, ripensandolo veramente anche come un luogo di aggregazione sociale. Quindi dignità, ricostruzione e riqualificazione della residenzialità pubblica, soprattutto puntando sulla qualità dell'abitare. Per noi questa è stata prima una riflessione da quando ci siamo insediati, perché l'ho detto nel precedente intervento, sono passati 13 anni dal 6 aprile 2009. In questi 13 anni un amministratore deve porsi delle domande. La nostra è stata: bene, ricostruiremo sicuramente, grazie ai fondi dello Stato, edifici sicuri sismicamente. Belli architettonicamente, perdonatemi, ma manca qualcosa. In cosa possiamo migliorare quei quartieri periferici, ma anche cittadini, no? Perché molti sono situati all'interno ormai della città dell'Aquila. In cosa possiamo migliorare la vita di chi vi abita ed evitare situazioni di marginalità? Ecco che l'ATER ha provato a fare di suo in sinergia con il Comune per alcune situazioni. Sarebbe stato fondamentale, ma forse siamo in ritardo, si sarebbe dovuti arrivare un pochino prima, una cabina di regia che poteva coordinare l'aspetto della ricostruzione pubblica,
e l'aspetto urbanistico. Non è mai troppo tardi, per alcuni quartieri, il sindaco ha citato Monticchio, sono quartieri pilota dove speriamo di poter agire in tal senso ed espandere questo modello a tutte le aree d'Italia che oggi sono venuti qui ad ascoltare quella che è stata la nostra esperienza. L'ATER ha ospitato la giunta di Federcasa che gestisce oltre 800.000 alloggi in Italia. Le problematiche però sono tante e al governo si chiede un cambio di rotta. Servono anche nuovi alloggi e vanno pure risolti i problemi atavici legati all'edilizia residenziale pubblica, come la morosità aumentata con il caro bollette. C'è assenza del tema casa nel governo Meloni. Diciamo che abbiamo capito che c'è l'esigenza assoluta di mettere ai tavoli governativi il problema dell'edilizia residenziale pubblica in Italia. Abbiamo scoperto ieri, e credo da un decreto che sta per uscire ieri sera, da una notizia ANSA che ho letto, che per esempio sul tema del super bonus 110 probabilmente si arretra al 90%, e questo significa per noi, per il nostro sistema, un danno importantissimo di milioni di euro oggi per quello che è lo stato di fatto e l'essere, gare in atto, scadenze, ma soprattutto non si guarda, secondo noi, con una visione nei prossimi anni a quello che è la rigenerazione urbana che viene chiesta, e questo in qualche modo ci dava l'opportunità e l'ossigeno dal punto di vista dei bilanci di cercare di mettere a posto anche dal punto di vista energetico il grandioso patrimonio che abbiamo in Italia. Perché non dimentichiamo che noi abbiamo circa 2 milioni e mezzo di persone che abitano in alloggi popolari degli ex IACP, e perciò un argomento di assoluta importanza anche dal punto di vista sociale, che a quanto ho visto nelle prime giornate di governo non è stato ancora assolutamente preso in considerazione. Quali problemi ci sono ancora? Morosità, insomma, i problemi più grandi dell'edilizia residenziale pubblica ad oggi quali sono? L'abusivismo è un problema molto importante, sicuramente l'assenza di alloggi, almeno 200-300.000 alloggi mancano perché c'è una richiesta incredibile, e poi quello che sarà ovviamente la morosità dovuta anche al post pandemico, o piuttosto che quello che è il caro energia oggi, perché molto probabilmente i nostri inquilini con un ISEE molto basso nei prossimi mesi preferiranno pagare la bolletta della luce e del gas piuttosto che ovviamente l'affitto, che è il sale poi per farci stare in piedi dal punto di vista economico. Tante le istituzioni presenti, ordini professionali e ampio il parterre dei parlamentari. Tra i relatori Vincenzo Cerullirelli, professore ordinario di diritto amministrativo, Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Salvatore Provenzano, direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, c'era anche l'economista Alberto Bagnai, deputato della Lega. Stiamo elaborando una riforma molto importante del codice degli appalti. Noi abbiamo fatto un lavoro, diciamo, tecnico, adesso all'esame del governo. È un settore importantissimo che copre, che ne so, circa la metà del PIL europeo, una cosa enorme. E il problema adesso è quello di dare correntezza alle opere. Purtroppo in gran parte sono ferme. E a questo fine uno dei punti importantissimi è quello di far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime, dell'energia. E per questo occorrono strumenti come la revisione prezzi, che consenta alle imprese di avere una certezza. Ecco, importante è dare alle imprese una certezza circa la bontà degli investimenti e circa il proseguire nel corso dell'appalto in una situazione di compatibilità economica. Questo è un punto importantissimo. Credo che il governo sia molto sensibile su questo punto. Noi abbiamo fatto la nostra parte. Cambiare un decreto legge o una legge del governo dello Stato in corsa e senza dare la possibilità, allora devono stabilire un passaggio, un tempo transitorio che dia la possibilità di presentare le CILAS per tutti quei progetti. Come si inseriscono in questo contesto i professionisti che hanno lavorato, che hanno i progetti pronti e che manca qualche ora o qualche giorno e questi vengono azzerati oppure vengono ridotti di un 30% o 40%? Se non si parte, allora, se non abbiamo più fiducia di quello che è la legge dello Stato oppure del governo, dove andiamo a finire? Questa città, come è stato detto, ha lavorato tanto.
il livello di ricostruzione ormai degli edifici privati è un livello che ha fatto cessare l'emergenza abitativa, siamo arrivati alla coda della ricostruzione e la ricostruzione degli immobili dell'edilizia residenziale pubblica sono un modello virtuoso perché la gran parte degli immobili sono stati demoliti e ricostruiti e in un paese sismico come il nostro un intervento di demolizione e ricostruzione garantisce standard di sicurezza elevati verso i quali dobbiamo tendere, per cui assolutamente sì, il modello è esportabile e deve essere esportato. Ecco, i recenti terremoti ci insegnano che in questo paese non si può mai abbassare la guardia. Assolutamente sì, infatti è un po' un monito anche verso chi ha voglia, forse la necessità di riformare il sisma bonus, ma probabilmente va legato agli interventi sismici, perché siamo in un paese ad alto rischio sismico e non solo rischio sismico e pertanto gli interventi sugli immobili devono essere per la sicurezza sismica. Il sisma bonus deve rendere obbligatorio gli interventi di miglioramento sismico. Oggi c'è l'edilizia residenziale pubblica, ma quindi edilizia per tutti. Un primo esempio sono tutti gli edifici che noi abbiamo recentemente ricostruiti anche dopo il sisma e sono edifici sostanzialmente uguali a quelli che noi chiamiamo civile abitazione, quindi c'è un allineamento tra l'edificio civile abitazione e quelli nostri per l'edilizia residenziale pubblica. C'è un altro concetto molto più importante che adesso ci troviamo di fronte a lavorare sono successe due cose importanti, abbiamo superato il lockdown, abbiamo una forte crisi energetica ancora in corso. Sono elementi importanti che ci portano a modificare sostanzialmente quello che è la nostra abitazione. Il lockdown, per esempio, ci ha cambiati profondamente. Il lockdown ci ha richiesto di avere, per esempio, spazi aperti più ampi, più grandi. Ci ricordiamo tutti un po' l'esempio dei balconi, le persone che volevano andare ai balconi, balcone esterno. Quindi il balcone diventa un elemento essenziale della casa. L'ATER dell'Aquila sta facendo la sua parte insieme alle altre, sono già stati banditi appalti per centinaia di milioni che verranno presto investiti su tutti gli edifici di edilizia residenziale pubblica, si vede finalmente la luce sul processo di ricostruzione che è stato tenuto bloccato per oltre 10 anni da una scelta sbagliata, perché l'idea di ricostruire dove era e come era per l'Aquila è assolutamente sacrosanta nei centri storici, nei borghi e nell'edilizia di qualità. L'occasione di un terremoto che aveva demolito o comunque fortemente compromesso un patrimonio edilizio già scadente e spesso anche urbanisticamente superato poteva dare l'occasione di fare opere molto più coraggiose. Qualche cosa si sta facendo, ad esempio a Monticchio si farà un processo di completa sostituzione dell'edificato che restituirà qualità edilizia a quella realtà, come anche a Teramo sulla parte di Colle Atterrato per il sisma 2016, dove fermi 3 o 4 anni a capire se quale progetto fare per poter ricostruire, ristrutturare quegli edifici, finalmente la Terra con i nostri indirizzi ha capito che era meglio e anche più conveniente economicamente demolire i palazzi che non stanno più in piedi, ricostruirli nuovi. Adesso ci stiamo avviando alla conclusione di circa 12 interventi e con l'ATER stiamo discutendo per promuovere l'aggiornamento della progettazione riguardante invece la programmazione del 2018, perché in considerazione dell'aumento dei prezzi dettato dal mercato, onde evitare poi quelle conseguenze che sono state specificate dai vari intervenuti al convegno, dovremo portare le quotazioni dei progetti a dei valori aggiornati per non avere poi problemi nel corso della gestione. Quindi è vero che c'è preoccupazione per la realizzazione degli interventi, ma la programmazione per quanto riguarda la nostra competenza con l'ATER è aggiornata.